benvenuti a Fiori e Piante della Montagna Bellunese. Buongiorno Ettore. Ciao Giorgia. Ultima puntata della stagione, perché poi con Telebelluno cominciamo nuovamente a conoscere i funghi insieme a Fabio. Dunque Ettore, oggi parliamo di Sorbus come ultima puntata, tra l'altro una pianta che tu mi avevi già presentato e che questa però mi sembra decisamente diversa. Sì, difatti stiamo parlando del Sorbus aria o sorbo montano, e ti direi di più, che veniva usato dalla nostra gente di montagna per mescolarlo al pane e quindi rendere più appetitosa il sapore, il gusto del pane? Esatto. Davvero? Prova. Un tempo i frutti maturi di questa rosacea venivano usati come alimento. Sono infatti ricchi di tannini, acido citrico, acido malico e anche di una grande quantità di zuccheri. Per questo le nostre genti di montagna li impiegavano per realizzare marmellate e sciroppi. Inoltre sembra fossero utili anche contro le affezioni bronchiali e intestinali. Il Sorbus aria proviene dall'Europa centro-meridionale, più precisamente dalle regioni di Ari. Quello del genere invece, di ignoto significato, ci viene dal latino ed era usato per indicare diverse piante simili tra loro, come il Sorbus domestica e il Sorbus torminalis. Ci troviamo di fronte ad un albero non più alto di una quindicina di metri, che spesso nel sottobosco assume un portamento arbustivo. Il suo fusto, generalmente eretto e cilindrico, presenta la corteccia con piccole screpolature orizzontali negli esemplari più giovani, mentre in quelli d'età avanzata appaiono fessurati in modo longitudinale. I rami, di colore rossastro, sono invece ricoperti di piccole lenticchie e, se molto giovani, anche di un feltro biancastro. Ettore, ho notato che nella pagina inferiore delle foglie il colore è completamente bianco. È vero questo, e ti dirò anche il motivo. La pianta è completamente pelosa, una peluria molto fine nella parte inferiore, e questo serve alla pianta per difendersi sia dal freddo sia dai raggi del sole. I frutti, che vediamo in diverse fasi della loro maturazione, appaiono come bacche ovali o subglobosi, inizialmente verdi e poi di un bel rosso carico. La polpa è gialla, farinosa e con un delicato sapore leggermente asprigno. Questi compaiono subito dopo la caduta dei fiori che, in corimbi tormentosi, presentano i 5 petali di colore bianco impreziositi dalla corolla gialla degli stami e dei pistilli. La pianta, individuata dalla Scandinavia meridionale alle isole britanniche, in Italia è segnalata in tutta la penisola, comprese le isole, anche se è più comune sulle Alpi e lungo la dorsale pirenaica. Nel bellunese è facile incontrarla soprattutto nell'orizzonte submontano e montano inferiore, di preferenza in zone soleggiate, nei boschetti di latifoglie, ma anche su rocce e detriti, di preferenza su terreno calcareo. Siamo in chiusura a Fiori e Piante della Montagna Bellunese, abbiamo concluso il ciclo anche per questa stagione. Ettore, vuoi salutare e ringraziare qualcuno? Sì, ringrazio innanzitutto te, che mi è stata una compagna fedele. Voglio un bacino. Silvana, scusa. La Daniela, naturalmente, tutti i telespettatori che mi hanno praticamente seguito e che mi hanno anche, molti mi hanno anche scritto. Bene, e noi ci rivediamo prossimamente con la rubrica Conoscere i funghi, quindi con Fabio. Ettore, grazie. Ciao Giorgio. Ciao.